Beh, noi ci siamo visti qualche tempo fa quando si parlava di cominciare le riprese. Oggi siamo invece in fase quasi di ultimazione delle riprese. Come è andata, come sta andando e soprattutto poi le difficoltà ovviamente. Beh, sì, è vero, sono passate 2 o 3 settimane dall'ultimo nostro incontro e lì eravamo ancora incerti di quello che sarebbe successo. In realtà siamo riusciti a rientrare, a tornare, a iniziare le riprese, siamo quasi ormai addirittura d'arrivo, almeno per la parte biccarese, dopo un po' di settimane passate invece in America a raccontare la parte appunto statunitense, la vita di Raf de Palma. Per me è stata una grande soddisfazione ritrovare un gruppo di persone straordinarie con cui collaboro sempre, dirette magicamente da Antonio Silvestre, e sono molto soddisfatto delle riprese che abbiamo portato a casa e dei grandi professionisti con cui ci stiamo interfacciando, gli attori Alessandro Tersigni, Vincenzo De Michele, Simone Montedoro, Alessandra Carrillo e i magnifici bambini di Bicchere e di Foggia, Antonio Urbano Silvestre che interpreta la parte del meccanico che è proprio di Bicchere. È una produzione faticosa e impegnativa come tutte le produzioni cinematografiche. È un docufilm che Antonio ha voluto realizzare con questa cura, con questa attenzione insolita per un prodotto di questo tipo. Sarebbe stato molto più facile fare un documentario tradizionale, lui ha voluto per forza invece ricostruire con delle scene in costume, con un'auto storica dei primi del Novecento che abbiamo trovato da un collezionista, un modello unico al mondo che è in Italia, che è arrivata qui a Bicchere, una Mercedes Simplex, ha voluto ricostruire per arricchire il documentario di qualcosa che può veramente far capire la forza di questa storia, la forza di Ralph De Palma e di quello che lui ha fatto. Per me è stato un onore produrre questo film e sarà un onore seguirlo nella prossima post-produzione e distribuzione, sperando chiaramente che il pubblico apprezzi questo personaggio e la sua storia magnifica, che è una storia di successo, ma anche è una storia di una persona che ha inseguito un grande sogno e in fondo è una storia di emigrazione, è una storia molto attuale che può insegnare tanto. Per cui che dire, speriamo di risentirci di nuovo e rivederci di nuovo fra qualche mese, magari con il film finito, e potervi augurare buona visione. Grazie a tutti. E noi invece ci auguriamo che poi nel 2019 si possa venire fuori definitivamente poi con il film per ricordare anche poi un centenario ovviamente. Esatto, uno dei principali obiettivi di questo film è proprio quello di riuscire a essere pronto per il centenario della prima vittoria di Ralph De Palma. E la cosa che ci interessa in particolar modo è quello di poter far scoprire questo personaggio che in Italia non è così conosciuto e può sembrare strano perché in America è veramente considerato il più grande pilota automobilistico della storia, quindi era importante arrivare a questo anniversario e questo, per questa ragione abbiamo anche iniziato le riprese subito, da qui anche lo sforzo produttivo che abbiamo deciso di fare e devo dire che per ora siamo contenti perché stiamo riuscendo a mantenere i tempi che ci siamo detti grazie chiaramente alla grande collaborazione della troupe e degli attori e soprattutto diciamolo alla grande maestria di Antonio Silvestri, la sua straordinaria storia. Senz'altro l'appuntamento è all'anno prossimo, quando speriamo di presentare questo film qui proprio in occasione del centenario, ma anche naturalmente poi pensare a una uscita tradizionale al cinema e in televisione, quindi insomma avrete modo di sentire parlare del film e di risentire parlare di Ralph De Palma. Bene, ci rivediamo dopo qualche settimana. Parlavamo qualche settimana fa appunto di questa idea che si stava cominciando a materializzare. Oggi possiamo dire che la materializzazione è partita, tante scene, tante situazioni sono state già registrate, c'è ancora tanto da fare. Facciamo un po' il punto allora di come sta andando, di come è andata una bella conferenza stampa dove abbiamo sentito anche qualche particolarità. Ma intanto grazie, ben trovati. La cosa bella quando riesci a fare le cose dopo che le hai promesse in una conferenza è proprio questa, di essere adesso coinvolti in prima persona, avere tutto il paese intorno che ci sta dando una mano a portare a termine quello che ce l'avamo prefissi e che in qualche modo volevamo donare, perché poi questo è stato veramente un regalo che stiamo facendo alla cittadinanza, al sindaco e alla memoria di un personaggio che
come abbiamo già detto la volta scorsa, incredibilmente è nascosto e più, incredibilmente sconosciuto e più. Le riprese stanno andando molto bene. Ormai siamo arrivati al 16° giorno di riprese, di cui 12 negli Stati Uniti consecutivi, con 10 aerei in 12 giorni saltando da uno stato all'altro. È stato veramente molto impegnativo. Abbiamo avuto un'idea iniziale di dividere la vita di De Palma in tappe, quelle più decisive, quelle più importanti, e quelle di raccontarle in questo docufilm. La sua nascita, che è qui a Biccari, quindi toccare con i nostri piedi la terra del paese dove lui è nato. New York, Ellis Island, Brooklyn, che sono stati il suo punto d'arrivo in America a 8 anni, per cui che cos'era l'immigrazione, il fenomeno dell'immigrazione italiana. Nel 1800, alla fine del 1800, quando lui parte da qui, qui c'era ancora il colera, c'era il brigantaggio, era un'Italia ancora veramente immersa in un mare di problemi. Sfuggono a questi problemi tentando fortuna e arrivano negli Stati Uniti. Siamo andati a Brooklyn, dove loro a Williamsburg avevano un barbershop. Suo padre Pietro aveva aperto questo barbershop, quindi siamo andati a vedere cosa c'era adesso lì, e c'è un bar vegano. Siamo andati successivamente sul primo percorso, che era la terza tappa più importante della sua vita, dove lui aveva vinto la Vanderbilt Cup, che è stata nell'11 e nel 14 la coppa più importante che aveva vinto prima di vincere Indianapolis, una gara leggendaria vinta anche da Tazio Nuvolari e da tanti altri piloti importanti, Oldfield, che era stato il suo grande nemico negli anni. L'abbiamo percorso a piedi questo circuito, ne è rimasto circa 3 miglia e oggi fa ridere, ecco perché abbiamo voluto fare questo salto nel tempo ieri e oggi, per vedere che cosa succede oggi nei posti dove lui è diventato leggenda. In questo circuito oggi ci corre la gente a piedi perché è dentro un parco e ci corrono i ragazzi in bicicletta. Abbiamo fermato la gente che stava lì, che andava a passeggio, che faceva jogging, per capire se sapevano che cosa c'è stato lì, non se sapevano chi era Raffa De Palma, perché probabilmente i ragazzi giovani non potevano immaginare. Qualche anziano gliel'abbiamo chiesto se sapevano, eccetera. Tutti però sapevano che in quel parco ci correvano le macchine e noi siamo stati a piedi. Poi da lì ci siamo trasferiti a Indianapolis, quarto punto importante della sua vita. Siamo stati sulla pista di Indianapolis, sull'arrivo che a Indianapolis è ancora per 90 centimetri di profondità, fatto con i mattoncini del 1911. Quindi ancora oggi le macchine che corrono a Indianapolis, quando tagliano il traguardo, lo tagliano proprio dove lo tagliava Ralph De Palma nel 1915 vincendo. Dopodiché da lì ci siamo spostati in California. Siamo stati a Culver City, nel cimitero dove lui è sepolto, siamo stati sulla sua tomba a rendergli omaggio, ed è stato un momento molto emozionante, molto forte. Dopo un percorso di 8 mesi di ricerca su questo personaggio, vederlo lì vicino è stato un momento molto toccante. Poi abbiamo preso un altro aereo, siamo andati a Daytona Beach in Florida, e lì siamo stati sulla spiaggia dove lui ha realizzato il record del mondo di velocità nel 1919. Come dicevo prima durante la conferenza, l'anno prossimo sono 100 anni da questo record. Speriamo di riuscire a uscire con il docufilm per celebrare degnamente questo record incredibile che lui ha fatto, spingendo una macchina a 241 km all'ora. Noi oggi abbiamo girato con queste macchine, con una macchina in particolare, la Simplex. È straordinario, quando vedete il docufilm è incredibile pensare che una macchina che sembra un divano con 4 ruote potesse andare a 200 km all'ora. Loro erano veramente dei pionieri e degli incoscienti. Lui, molti dicevano che fosse incredibilmente fortunato perché è morto di cancro e non di incidente, tutti gli altri morivano di incidente. Senti, ovviamente non vogliamo il racconto di tutto, però diciamo tra le tue ricerche sono venute fuori anche alcune foto particolari, appunto quella che ritrae mentre spinge la macchina, ma poi c'era anche un'altra con qualcuno famoso, tipo... Sì, ho trovato fotografie con gente di Hollywood, con attrici, e ho trovato soprattutto sul libro di Doyle, che parla compiutamente di tutta la vita di Ralph, una fotografia insieme a Enrico Caruso ad Atlanta nel 1910. Caruso va a cantare ad Atlanta, sa che c'è De Palma che corre una gara cittadina e si fa una fotografia insieme a lui. Ecco, questo per capire la grandezza del personaggio, dove era arrivato in quegli anni. Come ho raccontato prima, addirittura
addirittura ha recitato in 3 film, in uno di questi con Charlie Chaplin, quindi parliamo di un personaggio che aveva raggiunto una fama planetaria ed oggi siamo quasi costretti a riportare questo personaggio alla luce, perché è incredibile che qui nel suo paese nessuno lo conoscesse. Simone Montedoro a Bicari ha interpretato un ruolo particolarissimo, il narratore. Normalmente è una figura che viene fuori campo, invece è stata assorbita nelle riprese, insomma una figura particolare. Come ha preso questa nuova dimensione? Allora, non ti nascondo che sono molto emozionato, lo sono stato sul set, lo sono stato anche nella sala di incisione della voce off, perché quando Antonio, a parte ci eravamo incontrati e ci eravamo ripromessi di lavorare insieme, quando mi ha presentato questo progetto ci siamo incontrati 10 minuti in una grande città, ma ci siamo isolati, lui è riuscito a farmi isolare e a raccontarmi un sogno, che può essere il sogno di tutti noi. E io ho creduto veramente in quello che diceva, perché ho visto, come ho detto prima, una purezza di voler raccontare, non soltanto per un fatto di sono stato io a raccontare Ralph De Palma, perché crediamo in quello che facciamo e abbiamo bisogno di questi momenti di purezza. E come ho detto prima, quello che manca oggi in tutti i settori è la voglia di aver fame. Aver fame non vuol dire di mangiare un panino, aver fame di tirar fuori i propri sogni, perché siamo condizionati molto e pressati molto da cose molto più materiali. Mentre non vi posso garantire che credere in un sogno e realizzare anche un quarto di un sogno non ha prezzo. Senta, in questo mondo un po' particolare il vostro, ecco, quanto è difficile poi calarsi nei vari personaggi? Sì, io dico una cosa, non è il nostro mondo che è particolare, è proprio il mondo che è particolare. Cioè oggi riuscire a anche mantenere un rapporto con un cane che adesso uccide, no, scherzo, mantenere un rapporto anche con la propria compagna o il proprio compagno non è facile. Questo lo possiamo fare soltanto se riusciamo a tenerci radicati nelle nostre origini e in quello che era, ha detto prima Antonio, la voglia è talmente forte, la voglia di inseguire un sogno e di riuscire a esplodere, che hanno lasciato la propria terra nativa, hanno lasciato la mamma, dei figli che lasciano la mamma o il marito per inseguire la voglia di vivere. Perché no, non è che non c'era, purtroppo c'erano delle condizioni storiche, antropologiche, economiche che purtroppo ti portano poi a comunque a non abbandonare i tuoi sogni. È il massimo dell'espressione che possiamo inseguire noi oggi. Chiudiamo, qual è il sogno prossimo di Montedoro? Diventare Ralph De Palma. Ma è... Non Ralph De Palma, ma realizzare dei sogni. Sono tanti. Mi piace questo lavoro e questo è già un sogno, perché ho partecipato come raccontatore, che è una figura molto particolare, anche abbastanza complessa e difficile da fare. Ho accompagnato un sogno che magari genererà o stimolerà altri sogni, che ora sono molto più implosi perché abbiamo un po' il mondo in mano e cerchiamo di reprimere perché è tutto più facile. No, tiriamoli fuori questi sogni, che fa bene. E invece non era l'ultima domanda, perché mi è venuta proprio così spontanea sentendola. Che consiglio darebbe ai giovani, lei è giovane, però a questi giovani che forse sono un po' troppo legati a dei simboli che poi... insomma. Allora. Sono sogni forse che non si realizzeranno mai. Beh, no, io invece do questo consiglio, appartenendo ancora a una generazione che è nata con un poco di romanticismo, di continuare a scrivere a penna, che sembra una cavolata, ma tra un po' ci dimenticheremo di scrivere a penna. Cioè le nuove generazioni non useranno mai più una penna e un foglio di carta, e questo fa parte del romanticismo in un senso. Di non smettere di inseguire i propri sogni
e non so come, ma riuscire a scardinare e andare fino in fondo senza essere condizionati da un mondo che è molto oppressivo, a scavare e tirar fuori i propri sogni senza vergognarsi, senza pudori e senza paura di essere giudicati. Perché solo così potrete diventare qualcosa di eternamente potente e storicamente eterno. Sindaco, questa sera possiamo dire con una certa anche soddisfazione che pubblico e privato funzionano per portare avanti quelle che sono le realtà, in questo caso portare un ricordo che soprattutto sta diventando sempre più forte di Raf De Palma. Allora, il comune, come lei dirige questo comune da un qualche anno, insomma sempre più in attività. Sì, questa è la dimostrazione che le due componenti, pubblico e privato, di questo territorio vanno nella stessa direzione, ci vogliono credere, ce la vogliono fare, credono appunto non solo in questo progetto ma nel futuro di questo territorio, sia attraverso gli investimenti, le attività che vengono realizzate nel territorio, sia attraverso momenti culturali come questi che però hanno una potenza narrativa importantissima. Oggi abbiamo detto a tutti che la storia di Raf De Palma non è una storia destinata a terminare, che produrrà effetti benefici anche per il futuro e anche per Biccari. Io credo che porterà fortuna a questo nostro territorio e a tutti i protagonisti che hanno aiutato a questa storia di essere raccontata. Ma comunque è la maniera anche per far conoscere sempre di più tutti gli aspetti della città, enogastronomia, turismo, arte e cultura. Invece chiediamo a Energia Fortore, energia vuol dire anche metterci energia nell'impostare e aiutare quelle che sono queste situazioni. Ecco, l'impegno soprattutto, che difficoltà si incontrano poi per muoversi in questo mondo? Allora, l'impegno è un piacere perché sostenere questi progetti per noi è una scelta antica. Voi sapete, spero che sappiate, che siamo sempre stati vicini alle attività culturali, soprattutto di un certo livello. Città di Biccari, città di Lucera, città di Foggia, per noi le attività che meritano diciamo, di essere sostenute lo facciamo con piacere. Colgo l'occasione per dire che Lucera ha un bel festival che è quello della cultura mediterranea, che noi sosteniamo da anni e che mi auguro che possa avere nel futuro sempre maggiori successi. Quanto riguarda questo progetto, è più di un progetto, è un sogno. Lo hanno detto i protagonisti, lo diciamo noi, è un sogno perché ha una dimensione sovranazionale. Parliamo di un personaggio che ha vissuto in un'epoca lontana ma recente, lontana per tante problematiche, quando si partiva non si tornava più a casa, ma recente per tante altre situazioni che si vivono. Quindi è una dimensione che vivono altri, che oggi vivono la condizione che abbiamo vissuto noi in altri tempi, noi biccaresi, noi lucerini, noi di questi posti, quando si lasciava la propria casa e non si sapeva cosa si incontrava, si andava nell'ignoto. Raf De Palma in questo docufilm ritorna a casa, noi lo abbiamo accolto, questo è il nostro diciamo orgoglio più grande e speriamo che possano accoglierlo in tanti, perché ripeto, io penso che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo di un progetto che Antonio Lucera insieme a Mario Tani, quindi diciamo a Antonio Silvestre, chiedo scusa, insieme a Mario Tani, regista e produttore, hanno coltivato nel tempo e che noi come azienda e come pubblica amministrazione abbiamo sostenuto. Questo è diciamo, è l'inizio di un sogno che produrrà altri sogni. Io spero un giorno di vedere in TV un grande film dedicato a Raf De Palma, ma non solo a Raf De Palma, al nostro territorio, al territorio di Biccari, di Lucera, di Foggia e delle tante persone che hanno saputo darci onore e veramente orgoglio. Noi siamo orgogliosi di queste persone che spesso vengono dimenticate, ma che hanno il diritto
di essere ricordate e noi abbiamo il dovere di farlo.